Il 27 luglio del 1986, presso il NEP Stadion di Budapest, alle ore 21 circa, davanti a una folla di 80.000 persone da subito invisibili alla vista dei propri beniamini, i Queen hanno iniziato a suonare One Vision, dando il via a uno dei concerti più famosi di sempre, non solo della band, ma della storia del rock in generale. Per comprendere cosa abbia condotto i Queen a esibirsi nella capitale ungherese nel 1986, durante il periodo seppur conclusivo della Guerra Fredda, bisogna fare un passo indietro di qualche anno, più precisamente al 1982. A seguito dell'uscita dell'album The Game del 1980 e in particolare al successo ottenuto dal singolo Another One Bites the Dust, unico del gruppo riuscito a raggiungere la vetta della classifica statunitense Billboard 800, i Queen, nella speranza di consolidare la loro notorietà, avevano pubblicato un lavoro che si allontanava dalle classiche sonorità del gruppo per abbracciare la moda del funky e soprattutto della disco music. Hot Space, questo è il titolo del disco in questione, al momento della sua uscita, avvenuta nel maggio del 1982, deluse però i fan di vecchia e nuova data e non convinse neanche la critica dell'epoca, che lo stroncò su tutta la linea. L'unica voce, per così dire autorevole, che lodò il lavoro fu Michael Jackson, che annoverava Hot Space tra le sue fonti di ispirazione per la realizzazione di Thriller, uscito nel novembre dello stesso anno e reduce di ben altre fortune. Durante i concerti del periodo, tra le file del pubblico, il batterista Roger Taylor ricorda che gli capitò addirittura di intravedere uno striscione con su scritto, senza mezzi termini, il nuovo album fa schifo. Inoltre, alla gente non piaceva il cambio di look di Freddie Mercury, che decidendo di farsi crescere i baffi sembrava avvalorare in un certo qual senso i dubbi che circolavano sulla sua omosessualità. Negli anni 80 i baffi erano diffusi nell'ambiente gay, motivo per cui, quasi in segno di rifiuto, durante i concerti del tour del 1982 il pubblico era solito lanciare dei rasoi sul palco. A questo gesto il cantante rispondeva infastidito a microfono aperto che i baffi non li avrebbe tagliati. Inoltre, in quel periodo fu estratto dall'album il singolo Body Language, che risultava nel testo e nelle atmosfere una canzone quanto meno ambigua, e ciò non fece altro che esacerbare la situazione. Questo aspetto, legato a quella che all'epoca era la presunta omosessualità di Freddie Mercury, potrebbe sembrare un mero aneddoto di gossip, anche di bassa lega, ma in realtà è un passaggio importante all'interno di questa narrazione, in quanto la visione estremamente puritana del mercato statunitense avrebbe portato delle ripercussioni nel rapporto tra i Queen e l'America, e questa cosa in un certo qual senso porterà la band ad esibirsi in quel di Budapest. A seguito del passo falso di Hot Space, il gruppo ritornò in studio dopo una pausa di 2 anni, con l'intenzione di confezionare un disco in grado di ricucire lo strappo avvenuto con la propria fanbase. Il lavoro in questione è The Works. In quest'album i quattro mischiano le sonorità elettroniche tipiche degli anni 80 con il rock che li ha sempre contraddistinti. Inoltre, poiché nel 1984 si stava imponendo sempre più prepotentemente MTV come mezzo di promozione della musica, i Queen realizzarono 3 videoclip per altrettanti singoli estratti. I brani in questione sono Radio Gaga, con il famoso clip ispirato al film Metropolis del 1927 del regista tedesco Fritz Lang, It's a Hard Life, e I Want to Break Free. Per quest'ultima canzone il gruppo realizza, a seguito del suggerimento della fidanzata del batterista Roger Taylor, una parodia della soap opera inglese Coronation Street. La serie, nata nel 1960 e ancora ad oggi in onda sulla rete privata ITV, è molto conosciuta nel Regno Unito, ma non negli Stati Uniti, dove il pubblico, vedendo i 4 membri del gruppo vestiti da donna, non è riuscito a cogliere l'ironia della cosa, liquidando il tutto come un aperto inno all'omosessualità cantato da uomini a cui piace travestirsi. Ovviamente ciò non era vero e, tra l'altro, come noto, I Want to Break Free non è neppure firmata da Freddie Mercury, ma dal bassista John Deacon, un uomo sposato e già all'epoca padre di 4 figli, pertanto il brano nulla aveva a che fare con l'omosessualità. La cosa però non interessava ad MTV, che decise di non trasmettere il video promo, infliggendo un altro duro colpo alla popolarità della band negli Stati Uniti.
Questa cosa ha fatto sì che per la prima volta dal 1974 il gruppo non intraprendesse un tour in Nord America. Inoltre, a causa delle varie polemiche sollevate, Freddie Mercury decise in generale di non esibirsi più negli States. Non effettuare concerti nel paese con la bandiera stelle e strisce per i Queen ha significato dover cercare nuovi palchi in giro per il mondo, e questo li ha condotti in un periodo di crisi a prendere la decisione peggiore possibile, ovvero quella di esibirsi in Sud Africa a Sun City attraverso una decina di show nell'ottobre del 1984. Questa decisione fece sì che i quattro furono inseriti all'interno di una blacklist, in quanto, poiché in Sudafrica vigeva il regime dell'apartheid, la quasi totalità degli artisti di rilievo nella scena mondiale aveva deciso di boicottare il regime dei bianchi che operava a discapito della popolazione nera. A causa di ciò i Queen, oltre a pagare una multa devoluta in beneficenza, non furono invitati da Bob Geldof e Mike Ure per prendere parte al singolo Do They Know It's Christmas, realizzato da un collettivo di artisti sotto il nome di Band Aid, al fine di raccogliere fondi per combattere la grande carestia che in quel periodo stava affliggendo l'Etiopia. Questo progetto porterà alla realizzazione il 13 luglio del 1985 del Live Aid, al quale però questa volta i Queen furono invitati. Grazie alla strepitosa esibizione effettuata allo stadio di Wembley, le quotazioni del gruppo iniziarono a risalire e questo fornì ai quattro nuova linfa per la realizzazione di un altro album, A Kind of Magic, uscito l'anno successivo, precisamente il 2 giugno. Il disco, seppure non riscontrò molto successo negli Stati Uniti, dove si fermò alla posizione numero 49, raggiunse la vetta della classifica nel Regno Unito, cosa che ha aiutato i membri del gruppo a ritrovare ulteriormente la loro sinergia. All'album, come di consueto, seguì un tour promozionale, ma dal momento che tenere concerti negli Stati Uniti era per il gruppo fuori discussione, il manager Jim Beach cominciò a guardare al mercato dell'est per trovare nuovi palchi su cui Freddie Mercury e soci si sarebbero potuti esibire. Già per il precedente The Works Tour si era pensato alla Cina e all'Unione Sovietica per la realizzazione di alcuni live, ma il tutto si era risolto con un nulla di fatto, in quanto, come ha avuto modo di dichiarare il frontman della band, i governi locali avevano paura che i Queen con la loro musica avrebbero potuto corrompere i giovani. Al momento dell'organizzazione del Magic Tour si decise di provare ad andare a suonare nell'Europa dell'Est, volgendo lo sguardo ai paesi del blocco sovietico che avevano dimostrato avere una maggiore apertura e che avevano attuato le prime, per quanto flebili, riforme socio-economiche, motivo per cui i governi locali si sarebbero potuti dimostrare meno rigidi all'idea di ospitare un grande concerto rock. A dire il vero, i quattro non furono i primi a cimentarsi in un'impresa del genere, in quanto anche i Rolling Stones si erano esibiti nel 1967 in Polonia, nello specifico nella capitale Varsavia. Ma i Queen cercavano degli spazi più grandi da quelli utilizzati dai colleghi, in quanto avevano intenzione fin da subito di realizzare un evento che potesse entrare nella storia. Oltre all'Ungheria, in un primo momento fu presa in considerazione l'idea di esibirsi a Praga, in Cecoslovacchia, poiché anche questa città aveva uno spazio abbastanza grande per ospitare lo spettacolo che il gruppo aveva da offrire. La scelta ricadde però su Budapest, in quanto in Ungheria la popolarità del gruppo era molto ampia, a tal punto che già a partire dal 1982 era stato fondato un fan club locale. Inoltre i loro dischi registravano puntualmente un buon numero di vendite. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, negli anni 80 i dischi dei Queen erano diffusi in Europa dell'Est, sebbene la loro musica venisse distribuita non dalla casa discografica originale EMI, ma dalle locali divisioni delle etichette statali, come ad esempio l'Amiga, casa discografica della DDR, che però distribuiva dischi anche nel resto degli altri paesi del blocco comunista, e nel caso specifico dell'Ungheria la Favorite, succursale dell'etichetta nazionale Ungaroton, che si occupava della distribuzione tra gli altri anche di artisti internazionali. Appurato che vi erano le condizioni per avere un pubblico interessato al concerto, l'entourage della band dovette muoversi per trovare un aggancio in Ungheria. Jim Beach trovò la persona giusta nel nome di Laszlo Egedus, un rappresentante della società ungherese Multimedia Organization Ltd, che era stata fondata come società a responsabilità limitata nel Regno Unito nel 1982 e che ancora oggi opera in tutta Europa, dedicandosi all'organizzazione e alla promozione di eventi.
Grazie ad Egedus, i Queen ottennero dalle autorità locali il permesso per esibirsi presso lo Stadio del Popolo di Budapest. L'impresario riuscì a convincere il governo, controllato da János Kádár, che già dall'inizio degli anni Ottanta era in crisi ideologica e di legittimazione, proponendo il concerto del gruppo inglese come una mossa propagandistica in grado di rafforzare il consenso presso l'opinione pubblica. Ad onor di cronaca, i primi rapporti tra Jim Beach e László Egedus per portare i Queen a Budapest risalgono già al 1983. Tuttavia, data la produzione del live particolarmente enorme e quindi onerosa, era stato praticamente impossibile raggiungere un accordo economico. Nel 1986 le esigenze tecniche legate ai concerti del gruppo erano raddoppiate rispetto al passato, quindi persisteva un divario incolmabile tra le loro condizioni e la possibilità di ritorno economico che l'Ungheria poteva offrire ai Queen. Egedus, attraverso la sua società, era in grado di coprire a malapena un terzo dei costi dell'operazione, per cui, se voleva portare la band a Budapest, nonostante la voglia da parte degli interessati, doveva mettere sul piatto qualcosa in grado di creare un ritorno economico a copertura degli alti costi. Per questo motivo decise di contattare il direttore della fotografia László Kovács, che solo due anni prima aveva lavorato al film Ghostbuster, e dietro suo suggerimento propose a Jim Beach di realizzare un album live per il quale Egedus avrebbe fornito l'attrezzatura necessaria alla registrazione e una ripresa video del concerto. Certo. Per rendere ancora più allettante la proposta, sempre su consiglio di Kovács, il promoter ungherese si rivolse a Georg Illes, direttore della fotografia di cui era stato allievo il premio Oscar per il film Incontri ravvicinati del terzo tipo Zsigmond Vilmos. A Illes fu chiesto di poter coinvolgere i suoi migliori allievi per rendere uniche le riprese. Furono selezionati 16 direttori della fotografia, che proposero da subito di girare il filmato su pellicola da 35 mm rispetto ai classici 16 utilizzati per i prodotti in VHS al fine di ottenere una qualità video superiore. La regia fu affidata a János Jean Balai, che nel 1975 aveva realizzato il film musicale E Kangaroo e che soprattutto parlava perfettamente inglese e poteva quindi rapportarsi con i membri della band e il suo staff. Per la realizzazione del video alla fine furono utilizzate 17 macchine da presa a 35 mm, ovvero tutte quelle all'epoca presenti in Ungheria. Inoltre gli addetti alla fotografia proposero di apportare delle variazioni alla messa in posa del sistema di luci sul palco, al fine di poter catturare delle immagini dove si vedesse bene anche il pubblico entusiasta per la performance. Infine, sempre per favorire le riprese, tutto lo stadio fu appositamente illuminato per avere la migliore resa possibile su pellicola. Per ottenere il risultato ricercato fu utilizzato praticamente di tutto, dai candelabri alle lampade a 5 kW. Alla fine il girato totale, da cui poi si montò il video, superò il totale delle riprese di tutte le produzioni ungheresi dello stesso anno. Per realizzare il tutto venne coinvolta necessariamente la casa di produzione statale Mafilm, che difatti fornì i cameraman e tutte le attrezzature tecniche impiegate. Lo sforzo economico svuotò le casse della Multimedia Organization Ltd. ancora prima di raggiungere un accordo con il manager della band, che fortunatamente, constatata la bontà del progetto, accettò la proposta. Fu così che alla fine i costi furono coperti e ripartiti tra la società di László Egedus, gli stessi Queen e lo Stato ungherese, il cui intervento si rivelò utile tra le altre cose per calmierare il prezzo di vendita dei biglietti, che si assestò sul costo di 220 fiorini a fronte di uno stipendio medio mensile dell'epoca di 4.500 fiorini. Rapportato al potere d'acquisto di una busta paga attuale italiana, potremmo stimare il costo del biglietto attorno alle 35 euro odierne. All'apertura del botteghino gli ingressi relativi a uno degli 80.000 posti disponibili andarono tutti venduti in soli due giorni e la sera del concerto i bagarini arrivarono a vendere un ticket anche al costo di 1.700 fiorini. Nel biglietto del concerto viene specificato come partecipando il pubblico avesse acconsentito a far parte delle riprese. Inoltre, sempre sul tagliando, veniva richiesto esplicitamente di recarsi in loco con scarpe da ginnastica, evitando assolutamente i tacchi al fine di non rovinare il manterboso dello stadio. I Queen giunsero in Ungheria presso la cittadina di Komárom e successivamente attraverso il Danubio fino a Budapest, dove furono accolti da un gremito numero di fan.
Qui si godettero 5 giorni di relax prima del concerto, nei quali andarono alle famose terme Chirali, visitarono l'isola Margherita con l'ausilio dello stesso piroscafo che successivamente fu usato per la visita ufficiale di Mikhail Gorbachev, fecero un giro per i cieli di Budapest in mongolfiera e andarono alla pista di go-kart. I quattro e il loro entourage soggiornarono presso l'hotel Duna Intercontinental, dove svolsero sul terrazzo anche una parte delle prove per il concerto. Il bassista John Deacon si dedicò durante quei giorni a fare lunghe passeggiate sulla riva del Danubio, dove ebbe modo di intrattenersi con alcuni turisti inglesi. Freddie Mercury, accompagnato dall'ex fidanzata Mary Austin, si dedicò all'acquisto di vari oggetti di antiquariato e vide il Palazzo del Parlamento. A seguito della visita, ammirato dalla bellezza della costruzione, ironizzò chiedendo se il complesso fosse in vendita e quante camere da letto avesse. Circa un mese prima dell'arrivo ufficiale del gruppo, Brian May si recò con due amici in loco per testare se l'organizzazione era in grado di tenere la band in incognito. Giunta a destinazione, Laszlo Egedus lo portò in una taverna, definita dallo stesso per ubriaconi, nella cittadina di Bjatorban. Qui, incredibilmente, nessuno riconobbe il chitarrista. Inoltre, poiché aveva con sé solo una carta di credito, il locandiere offrì lui una bevanda mista e, a distanza di anni, Brian May ebbe modo di rammentare ad Egedus quanto fosse delizioso quell'intruglio. Arrivato il giorno del concerto, il servizio d'ordine fu garantito dagli studenti e atleti locali, in quanto la polizia poteva essere vista come una sorta di provocazione per i giovani. Tuttavia, alcune centinaia di poliziotti furono tenuti in caserma, pronti per lo schieramento e, in caso di emergenza, in pochi minuti sarebbero potuti giungere in loco. Il concerto fu aperto dal gruppo di supporto Kraft, che ha accompagnato i Queen in molte date del Magic Tour, e dalla band locale ZZ Labor, che erano stati selezionati dopo la vittoria all'Interpop Festival avvenuta con il brano Utasho Tango Parisival. I ZZ Labor hanno ottenuto un certo successo in patria all'inizio degli anni 90 attraverso la cover dei Rolling Stones Honky Tonk Women, realizzata assieme al coro femminile della città di Vereshchagin. In generale, comunque, la loro produzione è tutt'altro che memorabile. Durante il concerto, che è inutile dirlo, non deluse le aspettative, all'interno del set acustico Brian May e Freddie Mercury hanno eseguito il brano tradizionale ungherese Tabasi Sel Viset Arast, scatenando l'euforia del pubblico. L'idea di suonare qualcosa di autoctono venne al cantante, il quale chiese ai giornalisti dell'emittente statale, a seguito di un'intervista, che canzone scegliere per rendere omaggio ai fan ungheresi. Poiché Mercury faceva fatica a ricordare il testo, si trascrisse la traslitterazione in inglese delle parole sulla sua mano, in modo tale da poterle leggere, come si può vedere dal filmato del concerto. Tavasi Sel Viset Arast viene puntualmente suonata da Brian May ancora oggi, ogni qualvolta si esibisce a Budapest. A chiusura del concerto, in maniera non concordata, Freddie si presentò sul palco avvolto nella bandiera del Regno Unito. Questa cosa inizialmente infastidì gli organizzatori, che tuttavia si sciolsero non appena videro che dall'altro lato della bandiera indossata vi erano i colori ungheresi. La cosa, seppure era stata già fatta dal cantante in alcuni concerti tenuti in Brasile, durante la serata di Budapest sembrò assumere una connotazione più profonda. Parti della registrazione audio della serata finirono nel disco dal vivo Live Magic, mentre il video fu distribuito in VHS e Laserdisc a partire dal 1987. Il 5 novembre del 2012 è uscita un'edizione rimasterizzata del video in alta risoluzione in formato 16 noni e per l'occasione è stato pubblicato ufficialmente il disco live con l'esibizione completa, che prende il nome di Hungarian Rhapsody Live in Budapest. Il NEP Stadion nel 2002 è stato ribattezzato Puskas Ferenc Stadion in omaggio alla gloria calcistica locale ed è stato infine abbattuto nel 2017. Al suo posto ora sorge un nuovo moderno complesso sportivo chiamato Puskas Arena. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, vi aspetto con altre spigolature sonore. Arrivederci.